Il governo regionale, per bocca del sottosegretario Umberto D'Annunzio, ha confermato tutto. In TUA si affidano consulenze onerose e discutibili in materia di comunicazione, mentre il servizio di trasporto pubblico locale fa registrare disservizi, pullman fermi in autostrada, corse cancellate e tagli alle percorrenze. Il governo Marsilio è sempre più il governo delle poltrone e degli incarichi e la TUA viene gestita con criteri poco trasparenti. Queste le parole di questa mattina del capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, che nel corso della seduta del Consiglio regionale che si è tenuta a Pescara ha presentato una interrogazione sugli affidamenti della società TUA S.p.A. La maggioranza ha confermato tutti i nostri sospetti, ovvero che il Consiglio di amministrazione di TUA versa in una situazione di illegittimità. Hanno dato l'incarico a un membro del Consiglio di amministrazione il giorno prima di essersi poi successivamente dimesso per consentire al CDA la rinomina dello stesso CDA. Per noi è una procedura illegittima, oltre che fortemente inopportuna dal punto di vista politico. E in secondo luogo hanno portato avanti un bando dove ho risposto una sola società dopo 9 inviti di comunicazione a base d'asta 225.000 euro. Quando si taglia tutto oggi a TUA, basta chiedere ai cittadini di servizi che hanno gli studenti, i lavoratori, i mezzi che rimangono fermi, tutti che stanno a piedi, si dà una consulenza fatta in questo modo di 225.000 euro. E poi la domanda è: ma è la stessa società che fa anche comunicazione politica al centrodestra, per esempio? Ecco perché noi, a maggior ragione e più di prima, chiediamo la commissione d'inchiesta. Fu un'idea lanciata da Giuliante, raccolta da Marsilio, tutte e 13 consiglieri regionali dell'opposizione, ha avuto modo di presentarla come primo firmatario, hanno avanzato e depositato questa richiesta. Chiediamo luce, chiarezza e una commissione che possa indagare su una gestione che sta affossando il trasporto pubblico abruzzese.